Come ti chiami? Danico. Quanti anni hai? 7. E da dove vieni? Sette. Io so che tu sei un piccolo campione, hai vinto una medaglia d'oro. Sì. E non è nemmeno il primo anno. Sì. E sei orgoglioso? Non lo so. Federico è solo in apparenza uno scricciolo, in realtà è un piccolo guerriero, uno dei tanti ragazzi speciali che tramite l'associazione La Metina Lucky Friends ha concorso ai giochi interregionali di atletica Play the Games Special Olympics 2017, arrivando ad occupare il posto più alto del podio. Ma quello che questi ragazzi, bambini, adolescenti e oltre conquistano facendo sport in una dimensione di socializzazione vale molto di più che qualunque medaglia d'oro. Molte emozioni ho provato appena entrata e molti amici ho trovato. E sono felice di partecipare a questa associazione. Mi ha fatto veramente emozione vedere tanti ragazzi che mi apprezzano. Che cosa ti piace di più? Tutto. È un'emozione così grande che non so nemmeno descriverla. È sempre sorridente nel gioco, nel correre, con l'associazione. L'associazione festeggia i 5 anni da poco tempo, è nata proprio con lo scopo di dare la possibilità a questi ragazzi di, attraverso lo sport, di dare il massimo delle loro potenzialità. Lo sport li unisce, li consolida in qualcosa di magico. Perché nasce questa associazione e come? Perché so che siete molto attenti, non avete improvvisato nulla. È nata dall'unione di due bisogni, bisogni da parte dei genitori di far fare attività motoria ai loro ragazzi con difficoltà, e il bisogno di noi tecnici di fare volontariato. La prima tappa è stata appunto quello di dare competenze ai genitori, per cui sono genitori che hanno fatto un percorso formativo a livello nazionale. Lei, oltre ad essere presidente, è anche genitore di un ragazzo che frequenta l'associazione. E qual è stata la sua esperienza da quest'ultimo punto di vista come padre? Io, quando al momento che mio figlio aveva finito il percorso della terapia, in realtà ero disperato, non sapevo cosa fargli fare a mio figlio, come fargli passare le giornate. Invito a venire a queste associazioni, sono molto importanti per loro, che gli danno molta autostima e fiducia per andare avanti nella vita. Tiziana Bagnato per la CNews 24.